Ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Davide De Vito e oggi siamo all'interno di un nuovo video tutorial dimostrativo, informativo e anche un po' divertente per chi non se ne intendesse. Siamo nella calibrazione, nel video di calibrazione di questo aggeggio bellissimo, è lo stabilizzatore Tarian da 60 cm. Questo video vale per tutte quante le flycam che sono a colonna verticale. Questa è da 60 cm, c'è poi quella da 40 cm e quella da 120. Il funzionamento e i test che andremo oggi a svolgere sono gli stessi equivalenti anche ad altri stabilizzatori, ripeto, devono essere a colonna, quindi devono avere questa impostazione. Vediamo subito, ci sono due pesi e qui sopra l'alloggio per la nostra videocamera. Quindi iniziamo a mettere la nostra, in questo caso Canon, sopra. Mi raccomando, stringiamo sempre bene che affidiamo la nostra videocamera totalmente al, scusate, fa un po' caldo, allo stabilizzatore. Svitiamo la vitarella, premiamo e si può inserire nell'alloggio. Ecco, adesso proviamo a metterla più o meno ad occhio, così, in questo modo. Per procedere nella stabilizzazione dobbiamo togliere o aggiungere gli accessori che noi durante la ripresa facciamo. In questo caso io levo il copriobiettivo, perché io le riprese le faccio senza copriobiettivo, cioè l'obiettivo è vuoto e io riprendo. Un po' strana come cosa? Inoltre mettiamo questo microfono che io utilizzo durante le registrazioni, il peso cambia, quindi mettete tutti gli accessori che durante la ripresa mettete, quindi se avete per esempio un parasole, dei filtri, metteteli, mi raccomando. Proviamo ad impugnare. Non stringere, impugnare e vediamo che la videocamera è totalmente sballata. Addirittura mi fa questo movimento incredibile. Bene, vediamo dove si ferma e qual è l'errore. Allora, qui ci sono un bel po' di errori. Iniziamo innanzitutto a cercare di mettere la videocamera così. Pende in questo caso verso il basso. Vedete come becca giù? Bene, quindi dobbiamo far slittare la videocamera da qui a qui per mettere il peso dietro. Sono degli spostamenti millimetrici talvolta, e in questo caso ancora no perché, come vedete, pende molto, ma quando arriviamo quasi alla perfezione sono spostamenti millimetrici. Bene, l'asta più o meno la vedete perpendicolare. Se ci giriamo però vediamo che la videocamera pende verso di là. Per correggere questa pendenza andiamo a risolvere con l'altra manovella questo problema, spostando quindi la videocamera da qua a di là. Dobbiamo fare tante prove, vediamo come adesso mi si impunta in sopra. Questo vuol dire che prima l'ho spostata troppo dietro. Bene, mettiamo caso che la mia telecamera fosse perfettamente sincronizzata, non so come definirla. Vedete? Adesso non pende né lateralmente né in avanti o indietro. Sembrerebbe finita, come vediamo, se io la metto così e inizio a fare questo spostamento o questo spostamento, la telecamera rimane sempre ferma. Ok, anche se faccio così degli spostamenti vari, la telecamera rimane ferma e questo è fantastico. Durante la camminata però abbiamo il fattore di beccheggio, questo, ok, di rollio, che sarebbe questo, uno più fastidioso dell'altro ovviamente. Adesso per rendere la ripresa ancora più fluida andiamo a fare il primo test. Mettiamo quindi, senza tanta paura, la videocamera, se si ferma, molto bene. In questo modo, ok? Vediamo in quanti secondi fa un giro completo, così. Il valore perfetto sarebbe intorno ai 2 secondi, 2 secondi e mezzo. Quindi se ci mette 2 secondi e mezzo per fare questo, è buono. Vediamo. 1000, 2000, 3000, 4000. Ci mette troppo tempo. Questo significa che dobbiamo aumentare i pesi, quindi
qui sotto, che tra l'altro vanno messi ai due estremi, mi raccomando, o aumentare il peso allungando l'asta. Io preferisco adesso allungare l'asta. Ho provato ad allungare l'asta di qualche centimetro, sento che pende molto di più adesso. Vediamo, 1, 2 e mezzo. Riproviamo di nuovo, 1000, 2000 e quasi mezzo, sì. 1000, 2000, 3000. Forse ci mette anche 3 secondi, non so. 1000, 2000, 3000. Sì, diciamo che ci aggiriamo intorno ai 2-3 secondi. Cerchiamo di non toccarli questi 2 secondi, questi 3 secondi. 2 secondi e mezzo sono la perfezione, quindi adesso ritirerei un pochino questa parte, ma di qualche millimetro. Sì, forse così va bene. 1000, 2000, 3000. Sì, va bene, così va bene, sono 2 secondi e mezzo circa. Assicuriamoci sempre che le manovelle siano dure. Questa è la nostra impostazione. L'unico problema che non possiamo risolvere durante le riprese è questo: il fatto che cambia direzione. In molte mie riprese, quando utilizzo la Steadicam, ma questo tutte quante, quando utilizzo la Flycam, mi ritrovo a dover correggere la traiettoria dell'obiettivo. Cammino avanti, l'obiettivo, vedete come fa? No? Gira, molto facilmente gira, e il nostro percorso ce lo portiamo via. Quindi, durante, tanto pesa molto, ci vorrebbe infatti il polsino che distribuisce un po' il peso sull'avambraccio perché pesa tanto. Dicevo, durante la ripresa è importante posizionare, pizzicare con due dita, pollice e indice, della mano opposta con cui teniamo la Steadicam, altrimenti cade, qui sopra o qui sotto, per correggere, vedete come faccio piccoli spostamenti? Senza che sono scattosi, non devono essere scattosi, sono piccoli pizzichetti che danno comunque una fluidità. Vedete? Ecco, durante la camminata io devo pizzicare a seconda delle curve del percorso o della correzione che voglio attuare. Piccoli consigli, non sono ancora pronto a darvi grandi consigli perché modestamente io ho solo studiato come utilizzare una Flycam, non ho provato molto. Questo è il mio 4° giorno di Steadicam e sinceramente ancora non sono capace. I risultati sono bellissimi, mi sembrano risultati cinematografici, solo che vanno migliorati sicuramente, perché per imparare ad utilizzare ci vogliono mesi, settimane intere proprio di tanta esperienza, quindi tante ore di volo. Ecco, questa è una Flycam e veramente le riprese sembrano fluttuare. Vi metto magari qualche ripresa che faccio qui alla mia videocamera. Ecco, adesso la accendo. Per vedere altre riprese, ma soprattutto per vedere la differenza tra riprese con la Canon in mano e riprese con questo aggeggio tra le mani, vi linko, anzi vi metto proprio qui, in questo momento, il video dove voi dovete solamente cliccare per vedere nella prima parte del video, vedete l'unboxing, nella seconda parte del video invece le differenze tra le due riprese, che secondo me sono molto interessanti e molto belle. Io in questo breve video vi ho dato piccole spiegazioni, però per ogni regolazione, per ogni test che abbiamo fatto ci dovete spendere tanto tempo, ma soprattutto dovete provare. Ogni piccola cosa che vi ho detto racchiude un mondo, ci sarebbe da parlare ore su questo aggeggio fondamentale per ottenere riprese in movimento, ma anche statiche, ferme, un pochino comunque. Così, l'ultima cosa che vi sento di dire è che oltre questo snodo, che comunque attenua molto le vibrazioni,
L'importante è tenere e utilizzare il gomito come secondo, se non primo snodo, perché questo aggeggio e il gomito sono la stessa cosa, quindi noi ne abbiamo due. Mentre camminiamo, vediamo, io posso anche saltellare, ma vedete, il gomito mi aiuta tantissimo. Nelle piccole vibrazioni che fa ricevere la videocamera ci pensa questo snodo qui. Già fa caldo, sto anche saltando per farvi vedere certe cose. Copro l'obiettivo della Canon. Il video della Steadicam finisce qui. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un mi piace. Ciao!